Siamo qua col capitano, con Carlo Panigada. È stata una grandissima stagione, una grande fase finale. Oggi è mancato qualcosina, la squadra non è riuscita ad esprimersi ai suoi standard. Tu come ti spieghi questo piccolo passaggio a vuoto che purtroppo è stato decisivo? No, come hai detto tu, è stata una grandissima stagione. Abbiamo affrontato partite e squadre veramente forti, competitive, e siamo riusciti a batterle. Siamo arrivati fino a qua, alla finale nazionale, giocandocela contro una squadra forte, molto forte. E niente, complimenti a loro che sono stati una grande squadra, anche corretti a fine partita. E niente, credo che non ci sia nulla da rimproverare a noi, perché penso che ognuno di noi abbia dato il 100% in questa partita. La sensazione che si è avuto da fuori di questa stagione è che forse il segreto delle Notre, che come hai detto tu ha affrontato squadre fortissime, in alcuni casi anche forse considerate superiori, se si può dire, fosse proprio la forza del gruppo, lo spirito della squadra. Intanto ti voglio chiedere se quello che si intravedeva da fuori è la realtà, cioè come una famiglia rosso-blu, e poi da capitano qual è il tuo orgoglio, la tua sensazione più grande nell'essere stato il leader di questo gruppo? Bravo, hai centrato proprio in pieno. Noi siamo stati fin da subito una famiglia, e anche con i nuovi innesti, ad esempio Sarina, il nostro mediano, che è arrivato solo a metà stagione dal Cimiano, che comunque è sempre stata la nostra rivale. E niente, siamo stati un gruppo attaccatissimo ed è stata questa più che altro la nostra forza. Basta. È mancata solo la partita di oggi, ma resta stagione meravigliosa. Tu personalmente hai anche fatto una grande fase finale col gol alla prima, l'assist a Curia nella seconda, insomma è andata così, ma penso che possiate essere contenti, no, tutto sommato, di quest'annata che vi ha visti i campioni regionali. Sì, certo, siamo soddisfatti, però sai, perdere una finale è sempre brutto, è un rammarico, però sono soddisfatto della squadra perché tutti abbiamo dato il 100% e in queste finali ci siamo fatti sentire.